Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e benvenuti in questo nostro nuovo appuntamento con il Turbo Star del mitico Ralph Garage. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. E come sempre vi ricordo che se non lo avete ancora fatto, nella descrizione del video trovate tutti i link. Willa Dennis, carissimo, buon pomeriggio e buon inizio di settimana, carissimo. Facciamo un bel applauso al nostro Dennis, che non è il combina guai, ma è il nostro amico Dennis. Buon inizio di settimana, carissimo. Allora, ragazzuoli, andiamo avanti nel frattempo con la serie. Prossimamente ci sarà una novità a proposito di questa serie, quindi vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate le notifiche, mi raccomando. Allora, ci andiamo a fare un altro giretto. L'ultima volta siamo arrivati a Barcellona. Siamo partiti da Palermo. Siamo partiti da Palermo. Allora, vediamo un attimino intanto le destinazioni. Qua dobbiamo fare assolutamente il pieno. Anzi, quasi quasi, visto che ci troviamo, io direi di trasformare questo bel garage in un garageone. Un garageone, garageone. Allora, fammi fare un attimo una cosa prima che mi scordo. Ecco qua, perfetto. Allora, questo l'abbiamo fatto. Dunque, abbiamo detto espansione del garage. Ah, però dobbiamo mettere anche un mezzo qua. Quindi, gestione garage. Hi everyone, welcome to this video. As I say every time, thank you so much to my moderators, friends and supporters of the channel. And if you are not the one, you will find in the video description a few links. E mi raccomando, se volete acquistare il vero cibo biologico italiano, io vi consiglio di visitare il sito www.ipianibio.it, dove potrete acquistare il vero cibo biologico italiano al 100%. Allora, vediamo un attimo una cosa. Diamo questo qua. Barcellona, Berre non magnum. Che mi ha divertito. Willa! Carissimo, un po' di pazienza, ragazzi. Un pochino di pazienza, non lo so perché. Che tipo di disturbo si sente? Se mi fai sapere. Si è tolto il disturbo? Si è tolto il disturbo? Diciamo così, abbassiamo un po' il microfono. Allora, andiamo avanti. No, non sento nessun disturbo, Moreno, ma sei sicuro? Mi sono appena riascoltato. Boh. Ah, forse era il microfono troppo alto, ti assicuro che quello ha risolto. Ok, allora. Mo dobbiamo mettere Moreno a guidare il camion qua, quindi. Allora, però non siamo in Spagna, siamo a Barcellona, che se. Ecco qua. Mettiamo Moreno. Spencer, vai. Eccoci qua. Per gli amici di YouTube, naturalmente vi invito a passare nel canale del nostro Moreno. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche o le notificozze, mi raccomando, perché chi non si iscrive al canale di Moreno, poi diciamo così che non va bene. Oh,
Il nostro Dennis ha riscattato Trick Trick e Larry. Oh, prossimamente, come anticipato all'inizio, ci sarà una novità. Ripartirà una nuova serie, quindi parliamo della quarta serie dedicata al Turbo Star, ovviamente del mitico Ralph, Garage, che naturalmente vi invito provare la mod sua originale, diffidate dalle imitazioni, mi raccomando. E il nostro Moreno sa bene che le mod di Raf sono insuperabili. 1,57. Buono. I disturbi che sentite sono i suoni ambientali, è giusto per i frusci. Che l'altra volta è capitato con PC Building e sono andato pure io, come si dice in gergo, al manicomio. Poi mi sono ricordato, fra le altre cose, che erano le ventole dei PC. Allora, intanto facciamo un applauso. Allora, iniziamo con Moreno. Mi raccomando, poi dopo non scappate. Dennis, che è un altro carissimo amico del canalozzo, e Tuzen, mi raccomando, vai giù. Non fatevelo dire due volte, andateli a seguire, mi raccomando, fate i bravi. Yeah. Detto questo, vai giù, vediamo un attimino di farci un lavoretto. Allora, vediamo un po'. Andiamo verso Leidia. Facciamo un po' più di tratti, un po' più brevi. Bastia, no, troppo. Barcellona. Qui se no, in Corsica, Sassari. Olbia. No, questa no. O potremmo mettere alla prova il Turbo Star, ragazzi, che cosa ne dite? Vai, mettiamo alla prova il Turbo Star, vai. A posto. Continua, vai. La prova di È ora di forza. Questa andare. è la prova di forza. Vai. Intanto ci abbiamo 640 cavallucci sotto la cabina, qua. Vuoi dire che... Ci ferma. Allora, se non ricordo male, precedentemente ho già fatto un trasporto eccezionale con il Turbo Star. Sì. Della serie Disegnando l'Europa. Poi ho acquistato la mod a pagamento di Ralph, quella lì del King of Roads, una cosa del genere, che ti mette gli interni, quella che hai visto che abbiamo visto sia sulla sua pagina Facebook che su YouTube. Mi ha stuzzicato l'appetito, l'ho pagata intorno ai 9 euro più o meno, 8 euro e qualcosa, ma ne vale la pena, c'ha dei begli interni. Ovviamente se uno c'ha il tuning pack, allora uno può anche prendere quello. Alla Però rotatoria, prendere la prima uscita. io vi consiglio di acquistare assolutamente il tuning pack del Turbo Star, perché è veramente qualcosa di molto utile. Dirsi 640 a destra. cavallucci, ragazzi, non sono Uscire pochi. adesso. Dirsi a sinistra. Uno poi se ne accorge, fra le altre cose, quando inizi a fare i trasporti eccezionali. Eccezionale veramente. È Alla passata. rotatoria, prendere la terza uscita. Allora, Moreno cosa ha portato oggi su YouTube? Era una cosa tipo Tenersi a destra. quello che ha tagliato Gray Shipyard, una cosa del genere. Uscire adesso. Che
più interessante, fra le altre cose. Abbiamo visto come Moreno si dava da fare con il flex, con la, come si dice in italiano, con tenersi a destra, la taglia a ferro, insomma, quelle cose là, quelle cose. Uscire a destra. Ma a sapere non facevi il pieno. Mi sono scordato che quando si fanno i carichi eccezionali, tenersi a destra, fanno il rabocco del mezzo, vabbè. Sono ragazzi, ragazzate, allora, ecco. Chi è scappato? Vediamo un po'. Allora, qua è... Vieni qui. Siete qua. Senza vietetto. Incrociamo le dita e speriamo bene. Allora, cosa abbiamo preso? Vai. Allora, carichi pesanti, però va bene così. Approfitto anche per salutare Peppe 978, un altro bravissimo modder, ma ovviamente di farming. GG, grazie. Per il momento pare che partiti, siamo appena usciti dal deposito e tuz. Oh yes. Un carico speciale mi sa che l'ha portato anche Moreno, se non ricordo male. Tenersi a destra. Come è andata a finire adesso, Moreno, a te il trasporto là? C'è alto rischio che rimango a fare la pinna con il Turbo Star. Mamma mia, è veramente un sacco di tempo che non faccio un trasporto eccezionale. Solo un due assi, e guardate com'è
grande velocità. Questo ovviamente grazie al tuning pack da 640 cavalli non ci vuoi più, vi assicuro che è alto livello. Ok, abbassiamo un attimo l'audio del gioco. Qua io ho fatto una nuova configurazione, vediamo un attimo dove sta. Ah sì, perché il Turbo Star è un po' più rumoroso, sì. Allora facciamo così. Il microfono, vediamo un po'. Si sente ancora il fruscio? Assai. Altrimenti facciamo così. Gli mettiamo un bel filtro e gli mettiamo un antirumore. Allora, dove sta? Riduzione del rumore, eccolo qua. In diretta. Ok, dovrebbe essersi ridotto un pochettino. Ovviamente l'audio risulterà un po' più leggermente metallico. Perfetto. Vada compressore. Ma forse è questo microfonino qua che non è proprio in massimo. Facciamo un bel applauso. Grazie alla regia. Allora, andiamo avanti. Allontaniamoci un po'. Non mi fido. Però, ragazzi, aspetta, com'è che si toglie? Voglio fare come fa morire. Allora, com'è che si toglie il... Ecco qua. Ecco qua. Credevo di averla disattivata. Grazie per essere rimasto. Oh. Mi sono fermato a fare uno screenshot, come dice il nostro Moreno. Come va con la voce, Moreno? Sei riuscito a recuperare? Ho sentito comunque che negli ultimi video che sta molto meglio. Ottimo. Oggi ho guardato un video su YouTube dove faceva vedere le differenze fra i principianti, quelli che poi in inglese chiamano noobs, dei professional e quelli lì diciamo un po' più di alto livello, no? E faceva vedere le varie differenze. E il principiante metteva tutti i pezzi, come si dice dalle mie parti, ad capocciam, mentre invece poi c'era anche il pro, diciamo quello là un po' più avanzato, che invece sceglieva i pezzi in base al carico da portare. E io diciamo che ho fatto un po' il noob, però è da premettere che ovviamente sto utilizzando i due assi proprio per farvi vedere come questa mod del grande Ralph sia, non vorrei dirlo, ma lo dico, anche a livello di performance, anche fatto molto bene, non vorrei dire che è meglio dei mezzi di base, ma ragazzi, stiamo parlando di un 2 assi, 640 cavalli, ed ha una fluidità di marcia incredibile, ragazzi. Stiamo trasportando un peso eccezionale, un peso pesante. Scusatemi se è poco. Vai Cici, vai. Attenzione, brecco.
Comunque Morino, tanta roba sto Turbo Star, eh. Veramente. Da quando l'ho portato io, da quando ho iniziato a portarlo io, ho notato che anche i big lo stanno riportando. E questo mi fa piacere. Vuol dire che piace la serie, ma soprattutto che però sono pochi, e dico pochi, quelli che portano ovviamente la mod di Ralph, eh? Diffidate delle imitazioni, soprattutto scaricatela direttamente dal suo sito internet, che ovviamente, amici di YouTube, voi come sempre troverete nella descrizione del video, e devo ricordarmi di inserirla anche su Twitch a termine della live, così anche da qua ovviamente potranno andare direttamente, potrete andare direttamente a visitare il sito. E ovviamente, amici di YouTube, se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, fatelo, non vi costa nulla, giù da gratis. FNS, a proposito di Foxtrot November Sir, saluto anche il mitico Jason Farmer. Il mitico Jason Farmer, assolutamente, naturalmente saluto l'amico La Zappa Storta, anche Neo Fanbus, saluto anche Salvo Farmer Official e tutti coloro che naturalmente mi stanno in questo momento ospitando, diciamo così, anche loro nei loro canali Twitch, ma anche nei loro social di Telegram. Carissimo, si è arrivato appena in tempo. Buon inizio di settimana. Morino, per cortesia, puoi fare un SO a Monsieur le Président? Grazie. Abbi pazienza. Bonsoir, Monsieur le Président. Amici di Twitch, ovviamente, ma anche di YouTube, se siete appassionati di farming, io ovviamente vi consiglio sia di andare ad iscrivervi nel canale Twitch YouTube di Morino, ma vi invito ad iscrivervi al canale del nostro presidentissimo La Zappa Storta. Mi raccomando, attivate la campanellina anche sui vostri dispositivi mobili, non solo nell'applicazione, in modo tale che quando qualcuno arriva o quando parte la livers, allora voi non vi perdete niente. Ah, quella è la verità, non figurati, gliela faccio con piacere. Con chi merita, come si dice, pane al pane e cipolla a cipolla. Ah. Ovviamente il nostro La Zappa Storta, anche lui porta Euro Truck Simulator 2, ma diciamo che lui è un po' più alternativo, a lui piacciono i mezzi più moderni, però anche lui un paio di volte ha portato il Turbo Star, ovviamente. Purtroppo non si vede niente, comunque stiamo trasportando un carico eccezionale. Che è? Che cos'è? Vado a sbattere da qualche parte. Quante tonnellate? Non riesco a leggere. 44 tonnellate su un doppio asse, ragazzi. Cioè, dico, ma vi rendete conto? Poi ovviamente abbiamo il tuning pack, quindi 640 cavalli, perché con il mod base arriva fino, mi pare, ai 400 cavalli, 380, quindi è una potenza altrettanto buona, mi pare, fino a 500, comunque è buona. Appena arriva per una parte con il... Ah!
Ottimo, quindi stai portando anche tu una nuova serie, ottimo, ottimo ed abbondante, che mi pare il 682, eccola la cancella guida a destra, dove bisogna fare le doppiette, frizione, acceleratore, quello dove non c'è il servo sterzo. Mi sta avvicinando a cambio di corsia, va bene, noi adattiamo la velocità. E chi si muove sorpassando? Non so se indica sì, alla mia sinistra, qua, alla vostra sinistra. A sinistra, lato giusto. Devo rivedere un po' le impostazioni della webcam. Ah, ma questo. Tenersi a sinistra. Scia miseria. Da chi sta? Se si ferma sotto. Come è capitato a Morino, ragazzi, non mi sono ricordato del trasporto eccezionale di Morino. Purtroppo, ragazzi, solo una volta sono riuscito a fregare la scorta, sono riuscito a passare avanti una sola volta e non mi hanno fatto ripetere il viaggetto. Adesso però ovviamente non si può perché, diciamolo tutto, fatto è serio. Stiamo facendo una grande impresa. E saluto anche MachoKing82, la nostra mitica Elisa, il nostro Maurizio Max, Andrea 80 Biella, un altro carissimo amico che porta Euro Truck Simulator 2, Cayman Lore, il re di Baltation. Insomma, ragazzi, i canali consigliati li trovate nelle informazioni di questo canale. Ovviamente non tutti vi appariranno nella home, ma ce ne sono tanti altri, eh. Che sta combinando? Che ha fatto? Che sta facendo? Ah, devo andare dritto. No, che sta cambiando? Ah, no, devo girare qua. C'era miseria. Speriamo di non fare danni qua. Morino, vedi, questi mi stanno facendo andare contromano, quindi se succede qualcosa, verso posto, se succede qualcosa, dico è colpa di Morino. Hanno rotto il casello là, mi sa, eh? Scia miseria. È comunque solo a sovrastare il turbo star di Ralph Garage ci ha permesso di fare questo, ragazzi, perché da 11 anni, cioè da quando vabbè, diciamo che i carichi pesanti sono 4-5 anni, mi pare che è uscita la moto. Comunque è la prima volta che mi è capitata di andare dalla via opposta. Zappa, grazie ancora per essere passato. Mi raccomando, voi giù, andate ad iscrivervi. Nel canale dell'impresidentissimo Popak. Popak. Vai, vai, dov'è, dov'è, dov'è? Eccolo qui, salutiamo il nostro presidentissimo. Thank you so much, my friend. Come dicono quelli che parlano. Protobello. Thank you e buona continuazione di serata. FNS, siamo in Espanias e tutti oh yes, como dices el morenos, tutto a postos. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ah, bisogna uscire. Uscire a destra, va bene, fammi rallentare perché. Ok, ma qua non si capisce niente. È talmente buio che devo fare attenzione a non urtare i guardrail. O guardrail, com'è che si chiamano? Rail o rail? Ho sempre detto guardrail. Magari qualche lettera, ci sono le tre mute. Grazie.
fluidamente questo mezzo e non decelera, continua a mantenere la velocità costante, cosa che non ho visto ovviamente sugli altri mezzi, che sono comunque fatti bene, sia ben chiaro, però questo mi sembra molto più muscoloso, un po' più binario 45, cambio. Occhio che se alla rotatoria prendere la prima uscita. Ok, prima uscita, mamma mia. Poi vai. Sto usando il cambio 18 rapporti o 6 più 6 mi pare. Tenersi a destra. Castiglione. Uscire adesso. Olè. Vaios. Vamos alla playa. Ci abbiamo sempre il nostro Capitan Price che sta sempre tutto preoccupato in stile istruttore di guida. A proposito di istruttori di guida, saluto la mitica Gaia, oltre naturalmente a salutare la nostra guerriera _cc, la nostra Jenny, e poi saluto anche la mitica Gaia Case, oltre a salutare la nostra Queen, la nostra Chiara Error 404. E chi più ne ha più ne metta. Poi ovviamente saluto Willis 77, che ogni tanto mi viene a salutare, Marco Sfizietto, Gaspari, chi altro è? Prepararsi a Morino, a destra. Ogni tanto si nasconde. E chi altro? Beh, poi ovviamente voltare a destra. Vi saluto a uno ad uno. Com'è che si dice? Sentitevi salutati. Si dice così? Vabbè, comunque, ovviamente, diciamo così, non sempre si riesce ad andarci a memoria. Comunque, naturalmente, vi saluto e vi ringrazio anche per il semplice saluto, come ha fatto il presidentissimo La Zappa Storta, che ci è passato a salutare. Ricorda molto lo svincolo di Terni, questo qua, prima di arrivare a quell'industria. Parliamo sempre di Eurotruck. Oggi stranamente, a parte ok, grazie Morino, aspetta un attimo che ti faccio l'SO. Ecco, prepararsi qua a voltare a destra. Salutiamo il nostro Moreno, naturalmente lo ringraziamo per essere passato. Allora, un attimo solo, che Moreno non te ne andare, aspetta un attimo che così condivido anche il tuo canale YouTube, così gli amici di Twitch magari ti vengono a salutare. Mi raccomando, amici, passatene anche nel canale di Moreno, iscrivetevi, attivate le notificazioni. Thank you so much, caro Moreno, buona continuazione di serata naturalmente, e ci becchiamo da te o YouTube. Comunque, se vedi che non sempre commenta, non preoccuparti, io comunque la mia presenza la faccio sempre sentire con il pollicione in su sotto i tuoi video. Comunque, grazie ovviamente anche a te e agli amici che insomma mi ripartava. Abbiamo finito. Viene bella, ecco qua. Facciamo così, salta, vai. Ah, direi che ci è andato proprio di lusso, ci è andata, eh. Ok, allora noi ci facciamo un altro viaggettino un po' più brevuccio, poi
ci salutiamo, perché questo appuntamento è leggermente più breve, sarà leggermente più breve perché ovviamente c'è un po' di cose da fare. Allora, vabbè, ci facciamo. Questo qua è Torre de Scavo. Portiamo, che cosa portiamo qua? Terre da scavo, ok. Ottimo. Vai. Mettiamoci al lavoro. Stavolta il carico sarà più leggero. Poi, a proposito della nuova serie del Turbo Star di Raf, seguitela con attenzione, soprattutto voi che magari siete alle prime armi. Ma anche quelli là, anche quelli rodati, vi darò alcune piccole indicazioni su come crescere in maniera più rapida. Non so se si possa dire così, comunque in maniera molto più rapida nella carriera, senza trucchi ovviamente, fatto tutto in maniera assolutamente lecita. Quindi vi svelerò i miei trucchi, quelli che io ho utilizzato e che ho notato che funziona, e ovviamente non ne farò un segreto di Pulcinella, quindi li condividerò con voi soprattutto nella prima serie, appunto, dedicata a questa nuova nuovo appuntamento del Turbo Star. Vediamo un po'. Partenza. Voltare a sinistra. Comunque, amici ed amiche, ovviamente vi consiglio assolutamente di provare le mod, ovviamente, queste del Turbo Star, se siete appassionati. Mi raccomando, solo ed esclusivamente dal sito internet di Raf Garage. E poi vi Prepararsi consiglio a voltare a destra. una mod a pagamento, beh, come l'ho detto all'inizio di quando ho portato questa serie, Voltare a destra. che è il Tuning Pack. Quella ve la consiglio perché come avete ben potuto vedere, insomma, abbiamo trasportato 44 tonnellate di carico speciale e non abbiamo riscontrato alcun tipo di problema, quindi direi che ne vale la pena, oltre naturalmente a sostenere il grande lavoro che fa Ralph insieme al suo staff, che è veramente chapeau, sverniente ovviamente. I can see nothing. Perché potrebbe ritornarci l'idea di ritornare con il vecchio mezzo, e quindi noi avremo il mezzo con il quale questa serie è diventata fortunata, grazie ovviamente ai vostri like. Insomma, mi raccomando, non dimenticate di spolliciare amici ed amiche di YouTube. Lasciate un bel commento, caro Raf, se ti fa piacere, lascia anche tu un bel commentozzo, commentuccio, commentatore Raf. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Tenersi a destra. Ok, diressi a destra.
facciamo sempre le nostre trasferte di notte. Tutto regolare. Dirsi a destra. Tutto regolare, a destra. Barcelona, Valencia. FNS. Foxtrot November Sierra. Poi andremo anche a Cardiff. Tutti quanti a Cardiff. Che non è Cardito, il paese in provincia di Napoli, che fra le altre cose ha dato i natali al frontman dei The Colors, Stash. Ragazzuoli, Stash è un fratello partenopeo. Stash, buon Stash, grande Stash. Qui DJ Harry, ragazzuoli, abbiamo l'onore e il privilegio di avere il nostro paesano DJ Harry parlando di eccellenze campane. Stavo parlando del mitico Antonio degli Stash, dei The Colors. È arrivata un'altra eccellenza, DJ Harry, a quale gli facciamo bella, gli diamo il benvenuto nel canale. Allora, vediamo un attimo, ecco, mettiamo così, evitiamo di ribaltarci. Gli facciamo la nostra consueta scuccatella di mare. Gli facciamo anche un po' di pubblicità, DJ Harry, che prossimamente, appena ho l'occasione di beccarlo in live, devo andarlo a vedere, a guardare anche io, perché a quanto pare è un DJ, è un musicista, è qui su Twitch, per quanto riguarda la musica è molto rara. Io ho visto due o tre canali che fanno musica, tra cui due musiciste e un DJ che ovviamente è il nostro Harry. Quindi vai giù, ma raccomando, andiamo tutti quanti a seguire DJ Harry 80. C'hai anche qualche canale YouTube? Qui Gaspari. A proposito, ragazzi, ecco il nostro Gaspari. Gli facciamo anche a lui un bel applauso. E ovviamente vi invito a passare anche nel suo canale, mi raccomando. Attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale se non avete, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, ragazzi. Abbiamo trasportato un bel carico pesante, caro Gaspari, con il Bias qua, con il Turbo Star di Monsieur Ralph Garage. Buon inizio di settimana ovviamente a te Harry, e naturalmente buon inizio di settimana anche a te caro Gaspari. Naturalmente mi auguro che abbiate passato un bel fine settimana, come si dice da queste parti, grazie a Dio, bello, tranquillo, tranquillo, in scioltezza. Ovviamente ragazzi, Gaspari e Harry, se vi va, un bel follow ad entrambi, così magari vi date una mano a vicenda a far crescere i vostri canalossi, los canalos. Andiamo tutti a Cardiff. Grazie Harry, mi raccomando Gaspari, fai anche tu. Qui è arrivato la routine, mannaggia, sti sound alert mi funziona una volta sì, una volta no, ma come caspita è possibile, mannaggia.
capito? Nessuno è fisso. Ha capito? Strano però, perché non mi ha mai suonato questo. Devo controllare un po'. Ma si è sentito il sound alert? Ovviamente salutiamo anche il nostro... È arrivato l'arrotino, ma salutiamo anche Maurizio Max. Ok, allora boh, non ho capito perché quel sound alert. Devo andarmene a ricontrollare un pochettino questo sound alert. Alert e seduto, seduto e alert. E poi in napoletano alert significa alle piedi. Ovviamente arrotino, se vuoi passare anche tu eventualmente, se ti fa piacere, nel canale del nostro amico DJ Harry e viceversa, così DJ Harry è un musicista, è un mio conterraneo, è campano come me. Il nostro Arrutino invece è della regione Lazio, un altro carissimo amico, che lui poi è anche, non lui, ma lui l'altro, è anche un altro moderatore del canale. Lui, come direbbe Is, e non è Oissa. Allora, qua devo ricordare tutto qua. Ok, il telepass, niente abbiamo fatto. Ok, vai tranquillo Mauri, non preoccuparti, io fra poco arrivo a destination qua, poi anche io faccio QRT e poi ci becchiamo. Spero di beccare anche di qualche altra volta in live, eh. Vai tranquillo, non preoccupare. Il cliente... Ah, meno male che ho disabilitata la suoneria, che quando inizia a scorrere il tempo veloce mi fa mettere quell'ansia in corpo. Tanto noi siamo in perfetto orario, quindi abbiamo rispettato il codice della strada. Stiamo a posto. Multe non ne abbiamo prima. È fortunato. Ciao carissimo, buona continuazione. Grazie ancora di essere passato a salutarmi. Anzi, ci facciamo pure uno sciottino, come dicono quelli che parlano protobello. Anche se lui, anzi, facciamo all'altro canale lo shootout, quello lì importante, e poi lo facciamo anche a questo qua. È arrivato l'arrotino, vai. Allora vediamo un attimo una cosa, vediamo se questo funziona. Questo non funziona. Devo ricontrollare un po' i parametri. Ok, vabbè. Questa è un'altra cosa che devo verificare. Ok, poi ci sarò. Vai. Siamo alle porte di Barcellona. Domani torno 18:30. Ah, ottimo! Ok Harry, 18:30 cercherò di fare un saltino. Sì, perché effettivamente io a te non ti sono ancora venuto a salutare. Solitamente dopo la live mi fermo per qualche minuto in qualche canale degli amici prima di poi staccare. Quindi cercherò di esserci, dai. Ah, ha raggiunto 300 follower, ottimo. Spero che con il mio canale di poterti dare una mano. Anzi, quasi quasi ti metto anche fra i canali consigliati. Così almeno qualcuno magari che passa nel mio canale
si va a vedere i canali consigliati. Ti viene a conoscere, insomma. Questa è la vecchia forma mendis di questo canale. L'ha sempre fatta così dall'inizio, quindi non è un problema. Al di là, diciamo così, della nostra, come dire, del nostro essere conterranei, no? Delle nostre origini FNS, ovviamente. E poi lo faccio sempre con grande, grande, grande piacere, perché quando si può dare una mano a qualcuno è sempre un piacere, soprattutto perché pure io veramente ho fatto fatica, ma sono stato anche aiutato anche da tanti amici, tra cui anche Fernbus, la Zappa Storta, e quindi ovviamente è bello darsi una mano. Alla rotatoria prendere la... Oh, assolutamente. Scia miseria, cioè i freni un po' usurati, mi sa, eh? I tamburi usurati. Fortunatamente la... non tutti gli streamer sono avari dei follower. Andrea, ecco ragazzi, questo è un altro amico di cui vi ho parlato proprio all'inizio. Caro Andrea, ti presento il mio amico conterraneo DJ Harry Wagyu. Come detto prima, abbiamo scambiatevi il follow, così ci diamo una mano e viceversa. Ah, ok, allora d'apposta. Aspetta, ma ah, è vero, quello mi pare che era venuto dal tuo canale, se non mi sbaglio, giusto? Mo faccio una gaffa. Era nel tuo canale, mi sa, vero? Mo dice sì. E... era da Andrea. Ah, ecco, ok. L'ho fatta la figurella. Vabbè, comunque. Proprio per far. Per proprio sta a dimostrare. Voltare a sinistra. Diciamo così, che non sono solo parole. Come dice. Come dice la canzone di Noemi, scritta dal grande, grande Gaetano Curreri, frontman degli Stadio. Sono solo parole. Voltare a sinistra. Andrea, tu non sai cosa ho fatto con il Turbo Star, ma ti faccio vedere la configurazione. Con questo ho trasportato un carico da 44 tonnellate, ma è andato proprio liscio liscio come l'olio. Fine del viaggio. Poi facciamo anche lo shootout al nostro mitico Andrea, prima di salutarci. Ormai dovete sapere che io riconosco che è Andrea 80 Biella che entra nel canale, perché riconosco le icone dei fari del Volvo. Infatti quando entra quella dico è lui. Voilà, le Gisofi. E abbiamo trasportato il nostro caricosso e tuzze facciamo una bella sbattutozza di mani al nostro Andrea. Allora, vediamo un attimo che qua ogni tanto devo riaggiornare la pagina. Allora, facciamo una bella sbattutozza di mani, che ora non si sente più. Allora facciamo lo shootout al nostro Andrea. E naturalmente approfitto anche per ringraziare tutti quanti voi che siete passati a salutarmi. Questa live naturalmente termina qui. Ringrazio Moreno, ringrazio la Zappa Storta, ringrazio Gaspari. Ringrazio anche è arrivato l'arrotino, il nostro mitico Andrea Biella, il nostro
DJ Harry. Spero di non aver dimenticato di salutare nessuno. Saliamo un attimo. Gas. Ringrazio e saluto anche Dennis, un altro amico. Mi stavo dimenticando, ragazzi, attenzione. Che naturalmente gli facciamo lo shootout e poi naturalmente ci concediamo. Allora, vai con lo shootout del nostro Dennis. Grazie Gaspari, naturalmente. Vediamo se c'è ancora Dennis. Dennis, ci sei? Non me lo prende? Perché non me lo prende? Aspetta, aspetta, aspetta. Forse è uscito? C'ha un numero poco strano. Non riesco a fargli lo shootout. Mannaggia. Vabbè, ragazzuoli, comunque. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi per la compagnia. Vi auguro una buona continuazione e come naturalmente io faccio sempre, ringrazio tutti quanti voi. Merci beaucoup. Thank you so much. E stato buono aiuto. E grazie. A questo punto parte l'applauso. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.